Il presidente della Regione Lombardia, segretario federale della Lega Nord Roberto Maroni, era presente oggi a Legnano all'assemblea degli industriali dell'Alto Milanese. Lo ha intervistato per noi Ilaria Tettamanti. Noi possiamo, certo, possiamo aiutare. Voglio capire quali sono le richieste e poi valuteremo, ma il Duomo è il Duomo, quindi merita un aiuto e un appoggio incondizionato. Ok, l'iter della legge di stabilità preoccupa la regione per quanto riguarda quello che in parte è già stato fatto per la sanità? Sì, non si capisce bene cosa c'è scritto in questo provvedimento e comunque le cose che sono scritte non sono per nulla soddisfacenti. Se c'è il taglio della cassa integrazione in deroga è un danno grave per noi. E il sostegno alle imprese, l'aiuto alle imprese è ridicolo perché parliamo di pochi euro in busta paga in più e poi c'è il taglio ai comuni virtuosi, cioè tutti i comuni del nord. Solo brutte notizie dal documento che abbiamo. Speriamo che il Parlamento riesca a modificarlo. Sta discutendo molto anche della TASI, si dice che si pagherà di più rispetto all'IMU e alla TARES, anche se Letta dice di no. E questi sono i calcoli fatti, anche qui non sappiamo bene quali siano i contenuti del testo perché ancora non c'è, viene presentato oggi, però dai primi calcoli fatti da chi ne capisce sembra che queste nuove imposizioni locali costi di più ai contribuenti dell'IMU, quindi oltre al danno ci sarebbe anche la beffa. A proposito di industria. Non ne combina una giusta questo governo. No, ma sarei entusiasta, ha detto la prima volta che vengono ridotte le tasse, il primo grande risultato. Chi? Diceva Letta. Ah sì, poi ha spento la PlayStation e ha cambiato idea. Ieri Monti è tornato all'attacco ancora insomma, di Letta, cosa ne pensa? Sta succedendo qualcosa all'interno del... Sono faccende romane, da prima... Repubblica e mezza, prima e mezza Repubblica, e le guardo con grande distacco e senza nessun rimpianto per quelle cose lì, per quelle faccende lì, sono cose del passato, rigurgiti vetero-democristiani che saltano fuori, che rischiano di mettere il governo di Roma nella palude e la maggioranza nella palude, questo è quello che sta succedendo. E spero in un colpo di reni di chi non vuole finire e morire democristiano. Ecco. Guarda con distacco anche al fatto che ci sono tanti giovani da ieri accampati a Porta Pia, insomma. No, no, con distacco no, perché rappresentano un'esigenza di cui bisogna tener conto, no? Ho avuto anch'io da ministro dell'Interno esperienze di violenze di piazza, però questi mi pare che il governo debba capire che cosa vogliono e debba dare risposte. Quindi vanno ascoltati. Assolutamente sì. Ecco, voi siete ancora convinti che l'unica soluzione per salvare il paese in questo momento sia tornare alle urne? L'unica possibilità di salvarci è quella di consentire alle regioni virtuose, in primo luogo alla Lombardia, di tenersi le risorse e di investire le risorse. Io oggi lo dirò. Tra tante chiacchiere una misura sarebbe stata sufficiente, quella di porre fine al patto di stupidità, pardon, al patto di stabilità. In Lombardia abbiamo i comuni virtuosi della Lombardia hanno un avanzo di gestione di 8,5 miliardi di euro, 8 miliardi e mezzo di euro che non possono spendere perché il patto di stupidità li tiene bloccati. 8 miliardi e mezzo di investimenti farebbero una leva straordinaria per il mondo delle imprese. Bastava questa piccola norma, consentire ai comuni che risparmiano di utilizzare i soldi risparmianti, una norma di buon senso che purtroppo non è stata messa in finanziaria. Oggi se c'è il vice ministro Casero glielo dirò e proporremo un emendamento, farò proporre un emendamento, chiederò ai parlamentari lombardi di proporre un emendamento che dice questo: i comuni possono spendere l'avanzo di amministrazione perché hanno governato bene per investimenti, non per spesa corrente ma per investimenti, vuol dire rimettere in moto il motore dell'Italia, questa è la cosa da fare, il resto sono chiacchiere. Le imprese lombarde hanno bisogno di sostegno, hanno bisogno di abbassare la pressione fiscale, di pagare meno tasse, quello che noi, la Regione, nel limite delle sue
competenze ha fatto. Abbiamo preso un provvedimento che azzera l'IRAP per le nuove imprese o per il restart up delle imprese che hanno chiuso e che ripartono. Vogliamo investire sull'innovazione, ma il segnale forte dovrebbe venire dal governo abbassando la pressione fiscale sulle imprese. Purtroppo questo non è avvenuto nella legge di stabilità. Io voglio far presentare... Presidente, quale sarà il futuro dell'Aler? Oggi lei incontrerà Mantovani per decidere... Oggi incontrerò i capigruppo di maggioranza e dovremo decidere la posizione comune da tenere. Ci sono tante proposte, a partire da quella della Giunta, poi ci sono proposte di legge presentate da tutte le formazioni politiche e sono certo che troveremo la sintesi.